di Silvestri Federico, vengo da Verona, ho la pizzeria Focacceria 400 a Marzana, sempre Verona. Ho portato oggi una pizza in pala con metodo indiretto, una biga con un 30% mantenuta a temperatura controllata 19-20 gradi per 19 ore. È un impasto con un mix mio di farine macinate a pietra tipo 1, soia integrale e in più anche ci sono semi di sesamo, di lino e, per dare appunto molto più gusto anche al discorso proprio dell'impasto. Per quanto riguarda la farcitura, è una farcitura rivisitata che ho portato quest'anno, sempre mi hanno permesso di vincere i mondiali, del senza glutine, solo che là era vegano, qui invece ho utilizzato una mozzarella fior di latte in uscita campana e un pomodorino confit, aceto balsamico in grassa e zucchino grigliata. La vellutata è una vellutata di porri con la zucchina che sono stati saltati e poi appunto lavorati per poi tritare finemente. Ti volevo chiedere, la guarnizione con l'aceto balsamico è una questione di contrasto di acidità o l'hai messo, visto che hai adoperato tanti ingredienti molto delicati, l'aceto balsamico? Per dargli un attimo un po' più di forza, nel senso un po' più di rafforzare anche il gusto, accentuare il contrasto, perché la vellutata e il pomodorino un po' più lavorato con l'aceto andava, e le noci poi andava a equilibrare un po' dal sapore spiccato forte a quello proprio più delicato. Il tipo di lievito e l'impastatrice usata? Allora, il tipo di lievito, c'è una piccola percentuale di lievito fresco. Essendo un impasto biga, ho utilizzato anche nella percentuale della biga del lievito madre, che poi utilizzandolo al 30% sul totale dell'impasto, dopo, come le dicevo, 19-20 ore, e poi fatto maturare per 72 ore, a temperatura controllata di frigo di 4 gradi. Tempo di venire da Verona sono quelle 5 ore, insomma, a temperatura ambiente per poterlo lavorare, ecco. E, l'impastatrice, ho usato un'impastatrice a spirale, ho fatto un 3/4 di lavorazione a velocità 1 per finirlo in velocità 2. L'acqua è stata, un 10-15% di acqua è stato messo alla fine dell'impasto. Ha finito l'impasto, l'ho fatta girare per un'altra ora ad intervalli di 15 minuti, giusto i 2-3 giri per dargli la nervatura all'impasto. E fatta riposare in vasca durante l'ora.